Salve a tutti e bentornati alla nuova puntata di Ma che ti cucino. Oggi prepariamo gli involtini di mortadella. Gli ingredienti per questa ricetta sono 150 g di mollica di pane raffermo, 50 g di parmigiano, sale, olio, prezzemolo, cipolla, 2 uova, 4 fette di mortadella e 80 g di polpa di pomodoro. Come prima cosa prepariamo un sugo di pomodoro molto semplice. Per il tegame. Poi aggiungiamo dell'olio abbondante, aggiungiamo la cipolla e facciamo soffriggere. Fatto soffriggere la cipolla, aggiungiamo il pomodoro. Un po' di sale e copriamo, e nel frattempo che cucina il pomodoro prepariamo gli involtini di mortadella. Per preparare il ripieno degli involtini ho bagnato la mollica di pane e adesso la vado a lavorare aggiungendoci le uova. Un po' di sale, del prezzemolo e del parmigiano. Mischiamo il tutto a vostro piacimento, potete aggiungere della noce moscata. Una volta pronto il ripieno, prepariamo le fette di mortadella sul tavolo da lavoro. Mettiamo un po' del ripieno. E andiamo ad arrotolare. Una volta pronti gli spiedini, li andiamo a fermare con degli stuzzicadenti. Ecco qui. Ed ora andiamo a mettere nel sugo. Allora, aggiungiamo gli involtini al sugo e li lasciamo cuocere col coperchio per 10 minuti. Dopo 5 minuti di cottura degli involtini li andiamo a girare per farli cucinare anche dall'altro lato. Copriamo per far finire la cottura. Ora andiamo ad impiattare un po' di sughetto di cottura. E alla fine aggiungiamo un po' di parmigiano.
il piatto è pronto. Buon appetito e alla prossima puntata!